Che si chiama Infatti Scrittori di Scrittura. Eh, sceglie di usare la penna di alcuni scrittori torinesi e non solo per rinarrare eh, dei brani dell'Antico e del Nuovo Testamento. Una riscrittura che può partire da un desiderio di dare una forma differente a quel testo, che può risentire un pochino di uno stile che non sentiamo più tanto in sintonia con i nostri gusti del, del terzo millennio, ma può essere anche una forma di attualizzazione. E ciascuno degli autori si è messo in gioco in una maniera differente. E questo è anche molto bello perché ci fa capire che c'è una sinfonia dietro questo progetto, ma che è anche una polifonia. Non dimentichiamo una cosa, che la Bibbia è un testo molto scarno. Bisogna soprattutto indagare negli spazi bianchi, fra le righe, fra una parola e l'altra, e quando il testo è essenziale, non ti dice quello che ha bisogno di dirti, ma non di più, è veramente un invito a rinarrarlo, a ripensarlo e a sentirlo proprio con parole proprie. Per me, il punto di partenza è. è, è, è Prima di tutto eh, l'aspetto linguistico e eh, la lingua non è semplicemente uno strumento di comunicazione, eh, sono i mattoni con cui il creato è stato fatto, eh, c'è cioè un'unica cosa che Dio crea con la materia e non con la parola e sappiamo qual è, è l'uomo, tutto il resto lo fa. Dicendolo. Anche il nostro progetto, nel suo piccolo, in qualche maniera continua una tradizione di cercare di dire qualcosa non solo su quei personaggi, ma anche sulla storia che ci sta dietro di quei personaggi, di quello che è il centro della storia di quei personaggi nelle, nelle scritture, cioè il Dio che li ha messi al mondo e con il quale si relazionano. La teologia ebraica, poi potrà eh, smentirmi eventualmente Elena, ma è essenzialmente una teologia narrativa. No? un racconto di come Dio opera dentro la storia degli uomini. Non dimentichiamo appunto che questa è la storia di un'annunciazione, di, un di una nascita miracolosa perché va al di là di ogni legge di natura e che ripercorre una specie di luogo comune eh, nella storia dei patriarchi. C'è una ricorrenza che è quella della, della, della fatica di figliare che serve per fare la storia, quasi che si dicesse per fare la storia, per creare dei personaggi e delle figure capaci di cambiare i destini della storia biblica, ci vuole l'intervento di Dio che apre, che desigilla l'utero delle loro madri. E quegli disse: "No, no, hai riso". E poi quegli uomini si alzano e se ne vanno. Questo "No, no, hai riso" conclude l'episodio e con lo, che vuol dire hai, hai riso. E questa ripetizione della risata è il modo che il racconto ha per, per spiegarci come si, perché Isacco si chiama Isacco, perché in ebraico eh, il nome del bambino che sarà il primo ebreo circonciso all'ottavo giorno dalla nascita secondo il patto che Dio fa con suo padre è itzhak, cioè riderà. L'episodio raccontato da Elena Lowenthal in fondo è legato al riracconto di un altro aspetto sacro, quello dell'ospitalità, perché in fondo è il riracconto di, eh, di, di una grandissima ospitalità. Tutto parte da questa insistenza che ha Abramo. Eh. Cioè, vuole assolutamente che, che si fermino da lui, che si ristorino, insiste, sembra quasi eh, così che li costringa a entrare nella tenda e, a, e, ad, e, e ad essere accolti dalla sua ospitalità, che, che è eh, certamente una ricorrenza biblica, eh, ma anche diciamo, una consuetudine dettata dalle condizioni materiali di quei luoghi, di sapere che nelle tappe di un cammino tra una tappa e l'altra non c'è niente, ma a un certo punto arriva la tappa e la tappa è la tenda di qualcuno che può essere Abramo, può essere un beduino di oggi che ti offre ospitalità, è vitale. Eh, ma forse è vitale anche oggi il senso di sapere che, che, che siamo su questa terra insieme. Quello che, di cui ho più nostalgia in questo presente così un po' scalcinato no? da, è la bellezza. Stiamo perdendo quell'idea di bellezza che, che fa bene alla vita e la Bibbia ce l'ha, per cui vi invito a leggerla perché è bella. Se cercate della bellezza andate nella Bibbia, ne trovate tanta. I Prossimi quattro autori, i nostri magnifici quattro della seconda parte dell'anno saranno sempre con gli incontri al circolo dei lettori. Il 21 ottobre Gianluigi Ricuperati, il 4 novembre Elena Varvello, il 18 novembre Davide Longo e il 2 dicembre Paolo Di Paolo. Vi ricordiamo che esiste anche un sito del progetto www.scrittoridiscrittura.it